Caso dei Marò trattenuti in India in attesa del processo sull'uccisione di due pescatori. Davanti all'ambasciata indiana in Italia si è tenuto un sit-in di protesta organizzato dai giovani del nuovo centrodestra. Presente il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberto Angelilli. Secondo gli organizzatori, l'India ha violato le norme del diritto internazionale e calpestato i diritti fondamentali dei nostri soldati. Per questo è stato consegnato all'ambasciatore indiano la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.